Buongiorno a tutti i cittadini stabiesi. Oggi abbiamo appena consegnato le firme alla Commissione elettorale stabiese e al commissario prefettizio che la preside per chiedere un completo sorteggio degli scrutatori alle prossime elezioni comunali. Come sapete, siamo partiti ormai a inizio anno, a gennaio, con questo studio su come funziona la legge elettorale, il Porcellum, e siamo arrivati alla conclusione che la decisione di scegliere la nomina o il sorteggio degli scrutatori è riferita ai tre ex consiglieri comunali che fanno parte della Commissione elettorale stabilese. Chiediamo a loro, ma soprattutto alle forze politiche cittadine che hanno espresso i consiglieri durante la scorsa consigliatura, di fare pressioni su di loro e decidere nella maniera più corretta e partecipata, nel rispetto dei cittadini stabiesi, di scegliere la totale e completa selezione pubblica degli scrutatori. Abbiamo come sempre riferito tutte le normative e i commi e gli articoli eccetera 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 all'interno del decreto famoso Porcellum che rende possibile questo tipo di scelta. Quindi basta che un solo componente della commissione elettorale, che è composta da i tre consiglieri Federico, Antonio, Ciro Cascone e Cuomo, non mi dite niente, in questo momento non ricordo il suo nome, devono semplicemente decidere insieme al commissario prefettizio di non fare la nomina diretta degli scrutatori. Un saluto e speriamo bene, insomma, che questa volta la democrazia sia totale. Arrivederci.